Ciao e benvenuto in Facile Sommelier, il programma che ti insegna tutto o quasi ciò che ruota intorno al mondo del vino. Oggi parliamo dello Chardonnay, un vitigno a bacca bianca fra i più diffusi al mondo, se non il più diffuso. Può essere sia un vitigno che un vino, sicuramente seguiti i corsi di Facile Sommelier. Hai visto che a volte vitigno e vino coincidono, come appunto nel caso dello Chardonnay. A volte no, perché ad esempio il Brunello di Montalcino è il nome di un vino che è fatto a base del vitigno Chardonnay. Torniamo al nostro Chardonnay, che è un vitigno che si presta particolarmente alla spumantizzazione. E infatti è uno dei tre vitigni con i quali si produce lo champagne, ma anche uno dei vitigni con i quali si producono i grandi spumanti metodo classici italiani, con particolare riguardo ad esempio a quelli in Franciacorta. È un vitigno che ha origini in Francia, in particolar modo della zona della Borgogna, dove trova la sua maggiore espressione nella zona dello Chablis. Per quanto riguarda gli altri paesi del mondo, lo troviamo un po' dappertutto. Lo troviamo in California, lo troviamo in Nuova Zelanda, lo troviamo in Cile, lo troviamo in Australia, lo troviamo anche in Sudafrica. Per quanto riguarda l'Italia, anche qui c'è una grandissima diffusione con particolare riguardo ad alcune regioni. Abbiamo già detto della spumantistica, quindi grande diffusione in Lombardia, nella zona della Franciacorta, ma sicuramente grande diffusione anche in Veneto, in Friuli, in Sicilia, persino in Piemonte, soprattutto nella zona delle Langhe. Bene, andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali del vino Chardonnay. Andiamo ad aprire la nostra bottiglia. Quindi facciamo la nostra incisione come al solito. Incisione laterale, poi incisione verticale. Leviamo la nostra capsula. Una piccola pulizia come al solito, il nostro cavatappi che inseriamo bene diritto, stando attenti che non vada dall'altra parte, prima leva, seconda leva, andiamo a completare l'uscita del tappo a mano, annusiamo, tappo meraviglioso, lo andiamo a posizionare sul nostro tappino, richiudiamo il tutto. E andiamo a versare la nostra bottiglia e vediamo subito le caratteristiche dello Chardonnay. Innanzitutto il colore, un colore giallo paglierino tipico di questo vitigno e di questo vino. Lo portiamo al naso. I sentori sono quelli tipici dei frutti a polpa gialla, con particolare riguardo all'ananas e alla mela. Però bisogna anche dire che lo Chardonnay è un vitigno che si presta particolarmente all'affinamento e quindi invecchiando può dare dà sicuramente dei sentori di frutta secca, di caramello, mano a mano che lo si lascia appunto invecchiare. Lo andiamo ad assaggiare. È sicuramente un vino molto fresco. Lo serviamo a una temperatura tra i 10 e i 12 gradi. Sicuramente l'ideale con dei piatti a base di pesce, a base di molluschi, piatti anche a base di pollame oppure primi piatti a base di verdure. Ci vediamo nel prossimo video su Facile Sommelier.